L'arte è un modo di vivere le situazioni, è un modo di inventarsi la libertà, a partire da quello che c'è, a partire dalla materia disponibile in quel momento. Questo è arte. E tutti gli esseri umani sono chiamati e coinvolti sempre in questa cosa. Proprio per Danilo, perché? Laddove viene a mancare questa cosa, allora nascono le insoddisfazioni, nascono le infelicità. Laddove invece si dà fiato a queste proprie trombe interiori, che siano consapevoli o meno, uno si sente più contento, più felice, più d'accordo con se stesso. Questo percorso artistico comincia da che ero un fanciullo, perché mio nonno era un grafico della De Agostini e si dilettava di pittura, oltre che di grafica naturalmente. E mio zio era tipografo, ha seguito un po' le orme del padre e quindi anche lui era un appassionato di pittura. E io mi sono trovato fin da piccolo ad avere a che fare con una serie di materiali che riguardano la pittura, da pennelli, pastelli, colori, eccetera. E questo mi ha invogliato di imparare i rudimenti del disegno e i rudimenti del chiaroscuro e della prospettiva, quasi senza rendermene conto. Quando me ne sono reso conto era tardi. I frammenti di opere d'arte non sono cose del tutto indipendenti o indipendenti, insomma, l'uno dall'altro. Devono essere legati da una vitalità che nel momento in cui avviene una modificazione su una parte di tela deve corrispondere a una modificazione anche su un'altra parte, per fare in modo che appunto, anzi per fare in modo, si impone questa cosa perché tutto funzioni. Il quadro è un po' come in qualche modo un organismo, no? Nel momento in cui il cuore batte in un certo modo, i polmoni devono rispondere in un altro, no? E più a lungo vive, in questo senso, più a lungo vive l'opera d'arte e più si arricchisce delle acquisizioni del pittore, ovviamente. Diversamente da quello che avviene sulla tela, per cui ogni volta che tu fai un colore devi lasciarlo in qualche modo asciugare prima di riprenderlo con un altro colore, perché poi magari si forma un pasticcio che tu non vorresti, qua invece basta che ripassi su con il colore che vuoi e avviene una sostituzione. Soprattutto anche un'altra cosa, che la realizzazione, per esempio quella che io ho sperimentato per mezzo della tavoletta, con la creazione degli NFTs realizzati a partire dalla tavoletta grafica, so che le persone quando guardano queste cose vedono una cosa fatta di prima mano, una cosa vera, che non è la riproduzione di nulla.
Poi un altro ne contiene altre due, un altro una sola probabilmente. Ma queste sono cose che sono state realizzate in un'officina con tutti i sacri crismi. E ogni lavoro che tu vedi ha alle spalle anzitutto una progettazione, una fase di progettazione con disegni, eccetera, misure, calcoli e così via. Ciascuna è in qualche modo legata a un teorema matematico, diciamo anche a, diciamo, a una visione di alcune leggi della fisica. Io ricordo che non disponevo ancora di elementi elettronici a basso prezzo per fare programmazione, e allora mi ero costruito io un PLC manualmente con le piste di rame stagnato, con elettrovalvole che clicchettava in continuazione mentre andava. Dietro a queste cose ci sono degli specchi, delle lenti, eccetera, e ci sono dei calcoli di ottica geometrica che permettono il rilievo delle caratteristiche che avrebbe avuto, si sarebbero rese importanti, insomma, per la realizzazione della vita dell'opera. Dopodiché poi è largamente individuale la reazione che riguarda la fruizione delle opere d'arte, insomma. Credo che in qualche modo vedrebbe le emozioni che ho provato io mentre lo facevo, o che ci ho messo dentro io consciamente o inconsciamente nel lavoro che stavo facendo. Credo che magari non le stesse, ma un riverbero suo personale di queste cose. Un'emozione che è quella che in qualche modo ho provato anch'io e che consciamente o inconsciamente volevo metterci in quel lavoro che ho fatto. Che poi uno la voglia proiettare il maxi schermo di 4 metri per 4 metri piuttosto che tenersela gelosamente sul suo computer, e questo è un altro discorso, dipende da lui. Però per me questa è una bella cosa, è una conquista di libertà. Imprenditorialità finanziaria, direi, molto libera. È per questo che mi sono interessato anche ai personaggi che sono di spicco nell'ambito delle criptovalute. Anche per questo motivo, perché sono persone che, come me, amano tanto la libertà. L'equilibrio dei colori o lo squilibrio dei colori, a seconda di quello che ci vuole mettere, a seconda delle sensazioni e delle emozioni che vuole comunicare. Però scusa, puoi tagliare un attimo? In meditazione bisogna fare il vuoto mentale, no? Quando tu hai acquisito questa disciplina, nel momento in cui arriva l'ora del giorno in cui sei abituato a fare questa cosa qua, ti scende il vuoto, no? E tu entri dentro e cominci a vedere altre cose, no? È il momento buono per mettersi a fare meditazione. Ti chiama lei, ti chiama la disciplina che ti sei imposto.
Ecco, adesso per esempio è un momento in cui succede questa cosa qua, no? Perciò io non riesco più a vedere in dettaglio quello che sto dicendo, perché tutta la significatività del mio essere è assorbita da quella roba lì. Cioè, non sto dicendo una cazzata, eh? È una cosa che chiunque faccia meditazione può capire, insomma, che le cose stanno così. Se stai riprendendo anche vocalmente le cose,